ci sarò come una musica, come domenica, il sole e l'azzurro. Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te. Di sole d'azzurro. Meraviglia, meraviglia. Guarda, quasi quasi mi stava facendo venire voglia di ballare un lentino. E invece un lentino. Lentino con un mio amico. Se non vi siete commossi, ma fra le lacrime avete riconosciuto lei, Chicca, direttamente da Music Gate. La nostra vocal, una delle nostre vocal. E che quella, vocal? Quella romantica, così dicono. È un incrocio fra Alice nel Paese delle Meraviglie e Laura Pausini. Dei nostri giorni. Tutti quanti frullati pronti, insieme. Un po' Giorgia, un po' Elisa, un po' tutto. Che bello. Con le macchinette 50, tutte insieme, tutte messe insieme, esce questa persona qui. Benvenuta. Grazie. Grazie. Lei dice anche altro, ve lo facciamo vedere innanzitutto la sua presentazione, poi lo dirà anche qui, guardate. Fino a che rimani, sarai tu il migliore. Ciao amici, il mio nome è Chicca. Senza melodia non c'è mai. Non c'è magia. Oh, perché sei una che ama molto la musica melodica o ci sono anche altri generi? Vabbè, sicuramente la musica melodica è quella che mi appartiene di più. Però devo dire che ho un amore nascosto per il soul e la musica un po' più black. Un po' più nera. Però vabbè, è la musica melodica. Questo sarebbe il mimo per black. Questo allora black. Tu parlare è di white? Mimo non proprio può. No. Non può parlare di mimo. Va bene, raccontaci qualcosa di più di te. Quanti anni hai, se hai qualche hobby, da dove vieni, quanta melodia, quanta musica c'è nella tua vita. Allora, io ho 19 anni, vengo da Milano. Di musica nella mia vita ce n'è tanta perché adesso che ho finito di studiare al liceo linguistico. Ti hanno regalato un lettore MP3? No. 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 No, prendo lezioni fisse finalmente con Paola Folli all'Accademia del Suono di Milano. Ma quando hai iniziato a cantare? A cantare sì. Quando avevo circa 3 anni. Già cioè, cantavi? Cantavo da una vita. Ah, ok. E invece a studiare canto, quando ho iniziato alle superiori, sono 5 anni che ho studiato canto e quindi adesso. Senti, ieri abbiamo avuto qui quel matto di Gio, no? Sì. Che ha dato saggiamente dei buoni consigli a chi volesse fare il cantante dicendo non lo fate. Esatto. Così. Ecco, il tuo consiglio? Ha ragione. No, bisogna farlo se si è convinti e soprattutto se lo si fa, come diceva Gio, dal cuore, perché se lo si fa per prendere come proprio lavoro, per prendere soldi e basta, si sente la mancanza di qualcosa. Quando uno canta deve trasmettere. Non dovete fare gli operai della musica. Siate artisti. Esatto. Fate come fa Chicca, che adesso ve la facciamo vedere durante il Music Gate, quando canta, ma anche non. Guarda. Vediamo un po'. Quando tutto sembrava finito, guardando il mondo, invece ho sentito che ogni giorno sarà con noi, in compagnia. Oh, ma quando non si canta si balla anche un certo. Po'. C'è un po' di movimentino sempre romano. Cico mi ha detto che sono una promettente dancer. Ecco, e se Cico, non dice Cico, ecco, Cico dobbiamo. Un insulto alla danza. Che cosa la cosa che ti ha stupito di più di questa esperienza di Music Gate? Una cosa che magari non ti aspettavi di trovare invece al Music Gate. Parte. Questa no, siamo a pausa posta, quindi di Music Gate non mi aspettavo uno che sa mimare in questa maniera. Scusate, uno. Grazie. No, vabbè, non mi aspettavo di stare così bene con tutto il cast fisso. Sai, in televisione uno si aspetta la gente con la puzza sotto il naso, invece. E invece c'è solo la puzza. Esatto. Quella parte là, però. I ballerini quando ballano sudano un po'. Lasciamo stare. E quindi c'è la puzza. Soprattutto lasciamo passare le scarpe dei ballerini. Io ho visto scarpe di ballerini muoversi da sole. Da sole. Ma tutto quelli di viaggiavano da sole, devo dire, sì. Senti, leggiamo anche una lettera, siamo a posa. Sì, dai. Però a modo tuo, Chicca. Melodica. Non mi devo mettere a cantare? No. Ma meraviglia. Mamma mia che posso andare a fare i complimenti all'umorista? Sì, vai, da quella parte. Due complimenti subito.
Ciao a tutti, sono Aurora e abito a Vitorchiano. Il 3 novembre compio 5 anni. E... provincia di? Non mi fare niente. Provincia di? Viterbo. Mamma mia ragazzi, geografia. Beh, l'ho detto, Viterbo. Il 3 novembre compio 5 anni e sì. Per la prima volta a festeggiare con me ci sarà il mio fratellino Gabriele. Io voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri anche a una mia amica che è nata come Aurora nel 3 novembre però del 1989. Va bene, allora facciamo gli auguri a tutti. Auguri Eli. Michele, mangi troppi panini ma sei lo stesso bellissimo. Grazie. Ma lo dici tu o lo dice... No, la dice lei. Ah, lo dice lei. Geo, tu sei una stella. Grazie. I miei cartoni preferiti sono Sissi, il tulipano nero, Lupo Alberto e Gino, il pollo. Allora, oh, non c'è il Martin Mister. Questa lettera è scritta al computer, però sì. La firma è di... Facciamola vedere. È di suo pugno. Sì. Di suo pugno, Aurora. E ci sono anche un disegnino. Ci sono Miki e Geo, a me non mi disegna nessuno, però come potete vedere dovrebbe essere un cuore e quella sono io. E quella è lei, dove c'è il cuore c'è lei, capito? C'è lei. Ecco, momento magia, momento atmosfera proprio, ci sta. Questa è la lettera che ha letto la nostra Chicca. Mi raccomando, se volete scrivere a Chicca, loro possono farlo attraverso il sito, no? Perché voi so che aggiornate sempre il vostro profilo, mettete... Sì, lasciamo anche dei commenti per voi che ci mancate. Belle foto, insomma viene molto aggiornato, che è www.musicgate.rai.it. Indirizzo mail invece musicgate@rai.it per parlare con Chicca, con Gio, con Dado, con Cico, con Fry, con Nina, adesso li devi dire tutti. Con Nina, con Eros, con Angie, con Jay, con Dari, con Nike e con Sa che l'hai detto tutti. Sani. Bravo, l'ha detto forse tutti. Mal di testa. Avete tutti voi questi nomi così strani. Chicca, ultima cosa. La cosa più bella che hai trovato a Music Gate. Smettila, dai, Michele, dai. Non avere paura, rompi l'indugio e dillo. La cosa più bella che ho trovato a Music Gate. Sì. I bimbi. I bimbi, sì. I bimbi, ciao Michele. I bimbi. Piace, vai. No, ma era I dreamer. È una sofferenza quel lasciarli andare. Infatti quando... non vedo l'ora di rivederli alle finali, alla festa finale. Alle semifinali, ci sono un sacco di puntate ancora, seguitele tutti i sabati alle 18, la domenica in replica alle 15 e il venerdì sempre in replica alle 21, però l'importante è la puntata del sabato alle 18. È in streaming su Rai.tv durante la diretta. Chicca, saluta a modo tuo cantando. C'è una canzone in cui si dice ciao, addio, goodbye, che ti viene così. Oppure dillo cantando Bertone. Comunque. Che dico? Ciao a tutti. Vai. Dov'è? Ciao a tutti. Che meraviglia.